Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di prealpina.it. Conto alla rovescia per la rivoluzione viabilistica che da domani pomeriggio interesserà le strade di Varese e in particolare Largo Flaiano, dove ormai la maxi rotonda è pronta. Ci racconta tutti gli ultimi aggiornamenti Paolo Grosso, le immagini sono di Blitz. Nel pomeriggio di domani, mercoledì 14 febbraio, via la rivoluzione del nuovo accesso a Varese. Verrà infatti aperto il nuovo ponte sull'Arco Flaiano e sarà di nuovo percorribile il raccordo autostradale in ingresso a Varese per chi proviene da Milano. L'intervento non è completamente concluso, ma ci sono le condizioni per aprire tutte le strade, compreso il raccordo autostradale, e dare il via così alla nuova viabilità sulla rotonda che è stata realizzata grazie alla costruzione del nuovo ponte di Largo Flaiano. L'aspetto più importante dell'intervento è naturalmente l'eliminazione di quasi tutti i semafori, cosa che dovrebbe rendere il traffico molto più fluido. Domani pomeriggio non sarà in funzione nessun semaforo, ma è intenzione dell'amministrazione mantenerne in vita due, all'uscita di via Santimerio e di via Magenta, quando tutto sarà a regime. Si accenderanno però solo nelle ore di punta per regolare due immissioni che altrimenti sarebbero conflittuali. Altro aspetto da considerare è l'inversione di due sensi di marcia. Rispetto al passato, in via Gradisca si entrerà dalla rotonda, mentre via Lazio permetterà solo di immettersi nella nuova grande opera. E cambiamo decisamente pagina, sono sempre meno gli sportelli bancari sul territorio. Vediamo il servizio. Sono 674.000 i cittadini lombardi che vivono in comuni privi di sportelli bancari. Il dato quasi raddoppia, 1.200.000, per i lombardi in territori con un solo sportello. La desertificazione bancaria si fa sempre più estesa, lo dice il rapporto della fondazione FIBA di First CISL. A livello nazionale sono 3.300 i comuni rimasti senza filiale, 826 filiali hanno chiuso nel 2023. In provincia di Varese i comuni più popolati che non hanno una banca sono Sumirago, Venegono Inferiore, Casolate Sempione, Ierago con Orago, Lonate Ceppino e Arsago Seprio. L'internet banking, ovvero la possibilità di eseguire operazioni bancarie dal computer senza dover andare in filiale, viene utilizzata in Lombardia dal 62% dei clienti. Sempre più animali selvatici sulle strade, soprattutto nell'Alto Varesotto, e sempre più incidenti stradali. Ma una buona notizia arriva dall'avvio dei fondi per il risarcimento degli incidenti, appunto. Ci racconta tutto Pasquale Martinoli. Sono frequenti anche in provincia di Varese gli incidenti con cinghiali e cervi e i danni sono spesso rilevanti. Regione Lombardia aprirà da giovedì la procedura per il rimborso appunto dei danni ai veicoli e lesioni per sinistri con la fauna selvatica. Ma attenzione, per chiedere il rimborso dei danni occorre compilare la domanda entro 30 giorni dell'incidente, fornendo la prova del coinvolgimento della fauna selvatica nel sinistro. Meglio dunque chiedere sempre l'intervento di carabinieri, polizia di Stato o polizia locale che accertino con verbale quanto avvenuto. Il rimborso della regione è un indennizzo assicurativo che copre per l'80% i danni al veicolo fino ad un massimo di 5.500 euro. In caso di infortunio del conducente o dei passeggeri, l'indennità sarà invece corrisposta per invalidità permanente pari o superiore al 10% o in caso di decesso con un massimale di 50.000 euro. Resta la possibilità ovviamente di chiedere di più, ma in questo caso il rimborso non è automatico e spesso si finisce in una causa legale. E sempre in tema di animali sulle strade, questa mattina a Varese un curioso avvistamento tra via San Vito e via Laguggiari, dove un cigno ha passeggiato tra le auto. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale che lo ha preso in custodia prima che la bestiola potesse essere investita. E spostiamoci adesso in Piemonte, in Valle Anzasca, dove continuano i disagi provocati dallo smottamento che si è verificato ieri sulla statale che porta a Macugnaga. Il servizio è di Marco De Ambrosis. Ancora disagio in Valle Anzasca, non è stata per ora riaperta la statale 549 dopo la frana che lunedì pomeriggio intorno alle 17 si è verificata nel territorio comunale di Calasca Castiglione, precisamente in località Molini. Oggi si sono svolti nuovi sopralluoghi, ANAS ha istituito il senso unico alternato regolato da Movieri, con il transito consentito però ai soli mezzi di soccorso e ai residenti. Certo che la paura è stata grande lunedì dopo lo smottamento, fortunatamente nessun mezzo è rimasto coinvolto, ma il rischio corso da chi percorreva l'arteria in quegli istanti è stato alto.
Un'ingente quantità di sterre sassi ha invaso intorno alle 17 l'asse stradale. La strada è stata immediatamente chiusa al transito in entrambe le direzioni e si è subito formato un serpentone di auto, una coda di oltre un chilometro. Sul posto sono prontamente intervenuti i carabinieri e le squadre di ANAS per i primi interventi. Ora si attendono gli sviluppi delle verifiche da parte del geologo per valutare la stabilità del versante montano. E adesso spazio alla solidarietà con un'iniziativa benefica che si è tenuta questo pomeriggio a Varese. Vediamo di che cosa si tratta nel servizio con le immagini di Agenzia Blitz. C'erano tanti supereroi in costume, ma i veri eroi sono stati i bambini, che con le loro famiglie hanno portato pacchi dono per i bisognosi. Si è tenuta oggi pomeriggio nella sede dell'Associazione Nazionale Carabinieri di Varese la particolare iniziativa in collaborazione con l'Associazione Cuori Eroi per Bambini Eroi. I volontari hanno accolto i piccoli che con i loro genitori hanno aderito al progetto, ideato da Maura Aimini, Riempile di Amore, portando pacchi dono che domani verranno consegnati dai volontari delle due associazioni ai senza tetto che frequentano il viandante di via Bainsizza. In dono cibo, dolci, indumenti e prodotti per il corpo. Il tutto grazie alle due associazioni e ai bambini che hanno partecipato. E infine una notizia di servizio che arriva da Saronno. Questa sera Rubinetti a secco per 2 ore. Ci racconta tutto Gianluigi Saibene. Attenzione ai rubinetti a secco stasera a Saronno. L'avviso è stato diffuso in queste ore tramite i social da parte del comune. Sono in sostanza possibili delle interruzioni nell'erogazione di acqua potabile dalle 22 alle 24 circa su tutto il territorio comunale per lavori di manutenzione da parte della società Alfa che gestisce il servizio a livello provinciale. Proprio di recente, in Consiglio Comunale, la lista civica d'opposizione Obiettivo Saronno aveva presentato una mozione, che poi non è stata però approvata, per chiedere un impegno del Comune nel lamentare i disservizi e i problemi che si sono a più riprese segnalati in città dopo il passaggio del servizio idrico a Alfa. Insomma, tanti temi che troveranno spazio sul giornale di domani insieme a molto altro. Sentiamo qualche anticipazione dal collega Massimiliano Martini. Parte domani l'appuntamento con le interviste alle donne. Rosy Brandi racconta la vita della geologa varesina Giulia Castellani. Conto alla rovescia per la nomina del presidente di Confindustria. Intervista di Emanuela Spagna all'attuale numero 2 Giovanni Brugnori. E ancora la grande ignis imprealpina Giuseppe Sciascia ha incontrato Bob Morse e Dino Meneghin. Spazio poi alla presentazione della Ferrari e infine un ricordo di Ugo Intini firmato da Mario Visco. E questa è l'ultima notizia, l'appuntamento con le informazioni di prealpina.it torna come sempre domani alle 19. Una buona serata.